Buonasera, ben trovati al TG 2000 edizione delle 20:30. In apertura la vicenda del neonato di 10 mesi affetto da una malattia rara e incurabile. Ho ricevuto una telefonata dalla mamma di Charlie, ha rivelato questo pomeriggio la presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, Mariella Enoch. La rappresentante dell'ospedale Vaticano ha confermato la disponibilità ad accogliere il piccolo, aggiungendo però che l'ospedale di Londra ha negato il trasferimento del bambino per motivi legali. Interpellata poi sui risvolti etici, la presidente del Bambino Gesù cita il cardinal Martini. Nella vita, dice, ci sono zone grigie, questa è una di quelle. Non si può dire allo stato attuale se sia o no accanimento terapeutico. Allora, le sue parole le ascoltiamo nell'intervista realizzata questo pomeriggio in Vaticano da Paolo Fucili. Eccola. Io sono stata contattata dalla mamma di Charlie, che è una signora molto determinata, molto decisa e che non vuole proprio cedere di fronte a nulla. Lei ci ha chiesto di provare a verificare la possibilità che questa cura venga fatta, e i nostri medici, gli scienziati, quello che di questo si occupano, stanno approfondendo la possibilità. Però l'ospedale ci ha detto che il board, per motivi legali, non può trasferire il bambino da noi. Quindi questo è il tema, diciamo, la nota un po' triste di questa vicenda, lì spetterà alla mamma. Dal punto di vista morale, etico, che giudizio dà di questa vicenda? È molto difficile questa domanda, io le rispondo con quello che avrebbe risposto il cardinale Martini. Nella vita ci sono delle zone grigie. Questa è una zona grigia, per cui è difficile dire se qui c'è accanimento terapeutico o non c'è. E quindi su questa zona grigia io mi astengo da ogni giudizio e faccio solo quello che posso fare, cioè dire che possiamo accogliere il bambino e la famiglia e accompagnarli così come ci ha chiesto il Papa. Allora, in questi minuti registriamo anche una dichiarazione del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, interpellato dai giornalisti sempre sul caso di Charlie, sempre nella stessa circostanza in cui ha parlato, l'avete vista, la presidente Enoch, ha affermato che la Santa Sede farà tutto il possibile per superare gli ostacoli legali che non consentono il trasferimento del piccolo Charlie al Bambino Gesù. Rispondendo alla domanda dei giornalisti rispetto alla possibilità proprio di superare questi problemi, il cardinale Parolin ha precisato: se possiamo farlo, lo faremo. Noi abbiamo l'audio e il video anche di questa intervista di Paolo Fucili e la vediamo e l'ascoltiamo subito. Eccola. Credo che i problemi legali sono legati alla nazionalità, credo, ecco. E cioè il fatto che i genitori non possono, se ho capito bene, non possono portare il bambino fuori dal territorio, ecco, se non c'è il permesso delle autorità. Ecco, sono questi i problemi legali a cui accennava la dottoressa Enoch. Adesso vediamo se possiamo aiutare nel senso di superare questi problemi. Ecco, sì, in questo senso sì, se possiamo farlo lo faremo. Quello che è possibile fare faremo da parte nostra. Poi naturalmente ci sarà il Bambino Gesù che per la parte medica si attiverà. Dunque, chiariti anche quali erano questi problemi legali. Apriamo ora il capitolo immigrazione. L'Organizzazione delle Migrazioni diffonde i numeri degli sbarchi, 100.000 negli ultimi 6 mesi. L'Europa vara nuove misure, 280 milioni di euro per l'emergenza, un centro salvataggio in Libia, mobilita inoltre 500 esperti per i rimpatri dall'Italia, ma sull'accoglienza l'Unione si sgretola. La giornata ad altissima tensione lungo le frontiere del Brennero, con l'Austria che minaccia di schierare blindati ed esercito, secca la replica del ministro Alfano, stesso film dell'anno scorso, volevano costruire un muro, dice, ma al Brennero non passa nessuno. Tutto nel servizio di Federico Plotti. Regolamentazione dell'azione delle navi delle organizzazioni non governative, redistribuzione dei rifugiati nei paesi dell'Unione, il rimpatrio degli irregolari, ma anche nuovi finanziamenti per aiutare il nostro paese a gestire l'emergenza immigrazione, ma anche ai paesi del Nord Africa.
Prevede questo il piano d'azione della Commissione europea, deciso per sostenere l'Italia in queste ultime settimane, letteralmente sopraffatta dall'arrivo di migliaia di migranti. Da un lato sono tutti d'accordo nel sostenere il nostro paese, che da anni si trova da solo a fronteggiare una crisi senza fine. Una conferma giunge oggi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, secondo cui dall'inizio dell'anno oltre 100.000 profughi hanno raggiunto l'Europa e di questi più di 85.000 sono arrivate sulle nostre coste. Dall'altro però non tutti i paesi dell'Unione, soprattutto quelli che si affacciano sul Mediterraneo, sono disposti a mettersi in gioco in prima persona, così come richiesto dall'Italia. Anzi, Francia e Spagna hanno già annunciato che non apriranno i propri porti ai migranti. Malgrado ciò l'Italia continuerà, stavolta anche con il sostegno della Commissione europea, a chiedere l'apertura degli scali portuali spagnoli e francesi, a cominciare dal vertice dei ministri degli interni europei di giovedì prossimo a Tallinn. Anche l'Austria prende posizione e volta le spalle all'Italia. Vienna infatti ha annunciato la volontà di presidiare il Brennero addirittura con l'esercito e con i blindati per impedire che i profughi passino al di là della frontiera. La Farnesina per tutta risposta ha convocato l'ambasciatore austriaco per chiarimenti. L'ambasciatore è stato chiamato a riferire a Vienna esattamente qual è la nostra considerazione e il nostro stato d'animo, cioè non solo di sorpresa ma di giudizio di assoluta ingiustificabilità di quello che si prospetta. E c'è il precedente dell'anno scorso, voglio sottolinearlo. L'anno scorso, vi ricordate o no, che si parlava che bisognava fare il muro al Brennero? Dopo pochi mesi sono stati lì a dire: signori, in effetti non serve perché qua i migranti non passano. Ecco, mi pare che siamo di nuovo al film dell'anno scorso. Allora, sulla situazione incandescente nell'Unione ha riferito stamattina il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Desolante, adesso vedrete le immagini, lo scenario dove si è tenuto il suo intervento. Ad ascoltarlo, infatti, in aula c'erano poco meno di una trentina di eurodeputati. Siete ridicoli, ha tuonato il Presidente, mentre l'altro Presidente Tajani lo ha invitato a moderare i termini. Al di là dell'incidente resta comunque grave il disinteresse della politica di fronte a un'emergenza internazionale. Antonio Soviero. Lo scontro sui migranti va in scena al Parlamento europeo. La parola al Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Juncker deve riferire sui risultati raggiunti dalla presidenza maltese e della crisi migratoria, ma nell'aula di Strasburgo ci sono pochi europarlamentari presenti. Il Parlamento europeo è ridicolo, molto ridicolo, attacca il Presidente della Commissione. Il fatto che ci sono solo 30 deputati europei dimostra che il Parlamento non è serio. Se ci fossero stati Angela Merkel o Macron e non un piccolo paese come Malta, avremmo avuto un'aula piena. A questo punto interviene altrettanto duro il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. La prego, signor Presidente, di avere un atteggiamento più rispettoso nei confronti. Passa al francese. Non è la Commissione che controlla il Parlamento, ma il contrario. Ci sono una manciata di parlamentari per controllare la Commissione. Siete ridicoli, ribatte Juncker. Ancora Tajani in francese. Insisto, moderi i termini, signor Presidente, non siamo ridicoli, per favore. Ma Juncker è su tutte le furie. Non parteciperò mai più a riunioni di questo tipo. La Commissione è sotto il controllo del Parlamento e il Parlamento deve rispettare anche la presidenza dell'Unione Europea dei paesi più piccoli e non lo sta facendo. Le cronache raccontano che dopo la plenaria i due si sono chiariti, Juncker si è detto dispiaciuto e per Tajani l'incidente è chiuso. Sarà, ma ancora una volta, i paesi europei hanno dimostrato che sui migranti ciascuno pensa solo ai propri interessi. Ma chiudere le frontiere agli immigrati costerebbe all'Italia 38 miliardi di euro. L'allarme arriva dal presidente dell'INPS, Tito Boeri, che ha illustrato alla Camera la relazione annuale dell'Istituto, una fotografia accurata del paese dal punto di vista previdenziale. Quasi 6 milioni di pensionati vivono con meno di 1.000 euro al mese. Augusto Cantelmi. Chiudere le frontiere vuol dire distruggere il nostro sistema di protezione sociale. Il presidente dell'INPS Tito Boeri, nella presentazione del rapporto annuale, non ricorre a giri di parole per ricordare una scomoda verità. Se i flussi di entrata dovessero azzerarsi, per il presidente dell'INPS si avrebbero per i prossimi 22 anni 73 miliardi in meno di entrate contributive e perdite per le casse dell'istituto di 38 miliardi. Io penso che sul piano economico
economico, noi dobbiamo davvero avere, credo, una classe dirigente all'altezza deve saper dire la verità agli italiani. Senza gli immigrati noi questo sistema di protezione sociale non riusciamo a sostenere. Dalla relazione annuale dell'INPS emerge una situazione complessa del sistema previdenziale che coinvolge circa 16 milioni di pensionati, di cui circa 5 milioni e 8 vivono con un assegno mensile al di sotto dei 1000 euro. La maggioranza è costituita da donne che raggiungono il numero di circa 3 milioni e 8, i restanti 2 milioni sono uomini. Ma il problema del paese resta soprattutto l'alta disoccupazione, soprattutto quella giovanile, da qui la necessità di nuovi interventi, dalla decontribuzione alla mobilità. Io credo che la misura più a favore dei giovani e che si può oggi introdurre in Italia è alleggerire il prelievo contributivo sui giovani. Per quanto riguarda invece la lotta alla povertà, giudizio positivo sul reddito di inserimento introdotto dal governo Gentiloni, ma la migliore soluzione sarebbe l'introduzione del salario minimo garantito. Figli, cugini, nipoti e pronipoti, nelle università italiane un'intricata rete di parentele a scapito di regolari concorsi. Uno studio rivela che il brutto vizio di assumere parenti e familiari resiste in Puglia, Sicilia, Campania, medicina la facoltà più a rischio, e c'è addirittura chi rispolvera il cognome materno per sfuggire al controllo appunto sui cognomi. Pierluigi Vito. Tramandare un mestiere ai propri figli è il sogno di tanti padri, quando però questo si tramuta in nepotismo la cosa è tutt'altro che virtuosa, ad esempio nelle università. Risale al 2010 la riforma Gelmini che proibisce di assumere negli stessi dipartimenti parenti dei docenti fino al quarto grado. Ora una ricerca pubblicata sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, condotta dagli italiani Jacopo Grilli e Stefano Alessina, fa il punto della situazione. Ebbene, diminuisce il nepotismo nei nostri atenei, anche se si mantiene a livelli ben superiori rispetto agli altri paesi occidentali. Il brutto vizio di far assumere familiari sembra resistere di più in alcune discipline, chimica e medicina, e nelle regioni meridionali, Puglia, Sicilia e Campania in particolare. Risultati aggiornati al 2015 a cui Grilli e Alessina sono arrivati sull'analisi dei cognomi, controllando la frequenza delle omonimie e la loro concentrazione geografica. E scoprendo che in alcuni dipartimenti e territori ci sono troppe coincidenze, che coincidenze non sono. Conducendo ulteriori test statistici si arriva al risultato che queste omonimie sono dovute all'assunzione di parenti. Un fenomeno, lo ripetiamo in calo, ma ciò solo in parte in forza delle norme della Gelmini. Più ancora, secondo gli autori della ricerca, sarebbe merito dei pensionamenti del mondo universitario collegati al blocco del turnover che ha impedito nuove assunzioni. Accolti stamattina a Fiumicino altri 52 profughi siriani tramite lo strumento dei corridoi umanitari che permette agli immigrati di evitare i viaggi con i barconi grazie a regolari visti umanitari a spese delle associazioni, in questo caso la comunità di Sant'Egidio. Con l'ultimo arrivo di oggi salgono 850 i rifugiati già accolti, in gran parte bambini e famiglie. Leonardo Possati. Fuggono dalla guerra in Siria con quel poco che è permesso loro di conservare, portarsi appresso. Dopo mesi passati in Libano, nei campi d'accoglienza, questa mattina sono sbarcati a Fiumicino, a Roma, grazie ai corridoi umanitari organizzati dalla comunità di Sant'Egidio, dalle chiese evangeliche e dalla Tavola Valdese. 52 persone sono così riuscite a mettersi in salvo, accolte allo Scalo Romano per iniziare una nuova vita. Le loro sono storie terribili. C'è Sherif che ha perso una gamba durante un bombardamento. È caduta una bomba sotto casa, sopra casa. Stavano bombardando per tutto. Infatti è caduta una bomba sopra la nostra casa. Ho perso la gamba. Sul suo stesso volo c'era la famiglia di Amina, una bambina che deve fare il prima possibile un trapianto di rene e i suoi genitori sono preoccupati che non si perda troppo tempo perché la piccola sta male. Poi non hanno, in Libano non avevamo tanti mezzi per curarla bene. Il Libano è tutto a pagamento, c'è la sanità quasi privata e noi non avevamo questi mezzi. Io ringrazio tutto il popolo italiano, il governo italiano. Ringrazio tutte le persone che ci hanno portato qui.
Siamo arrivati al momento di TG dall'altra parte dello studio, vedo già pronto il collega Cesare Cavoni. Cesare, buonasera. Allora, quali le anticipazioni dei temi che tratterete questa sera? Buonasera Nicola, allora migranti, mafia, bullismo, ci vediamo subito. Grazie Cesare, ti seguiremo. Allora subito la sigla di TGTG con le aperture dei telegiornali serali. Rimanete con noi, arrivederci.